E ora veniamo alle dinamicissime e simpaticissime recensioni, che anche questa settimana ci offrono un bel recensire. Addirittura vi dirò, ne ho esclusa una e ve la beccate credo settimana prossima, però era... ho finito una cosa e ho detto no, ne voglio parlare, ho detto no, la settimana prossima perché c'ho troppa roba. Partiamo con The Guardians of the Galaxy Holiday Special, disponibile su Disney Plus, che io ho visto pieno di gioia. Regia e sceneggiatore James Gunn, cast Chris Pratt, Pomp, Clement Tief, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillian, Sean Gunn, Kevin Bacon, Maria Bacalova, che fa una da una voce, David Moskowitz e gli Old 97, che sono una band. Trama stra semplice. Peter è molto triste per l'addio di Gamora, allora Mantis e Drax partono verso la Terra per ricreare il Natale per Peter e portargli il regalo al suo eroe, ovvero Kevin Bacon. Questo è nel trailer, non è spoiler, questa è la trama base dello special. Allora, c'era molta paura, devo dire la verità, per questo... per quest'opera, per quanto Gunn sia un regista che io amo tantissimo, uno sceneggiatore molto intelligente che è riuscito a far bene anche Scooby-Doo a livello di sceneggiatura, però sono special TV. I special TV, soprattutto di Natale, sono robe che devi toccare molto attentamente. Come dicevo settimana scorsa per Spirited, tanto quanto fare i film di Natale è difficile, fare gli special di Natale è un casino. Prendete BoJack Horseman, io tutti gli anni me lo guardo lo special di Natale di BoJack, ma è brutto. Cioè, secondo me non è riusciti... Oddio, brutto forse è una parola troppo forte, ma non è riuscitissimo. È molto debole, molto poco ispirato, perché per quanto siano geniali a fare tante cose, per me quello special di Natale l'hanno toppato. Non ne hanno fatto altri, secondo me, anche perché magari non gliel'hanno fatto fare, ma magari hanno detto, ma non abbiamo delle grandi idee. Ma la stessa Sofia Coppola, che ha fatto il suo speciale di Natale con Bill Murray, Sofia Coppola, speciale di Natale, il team di Lost in Translation si riuniscono e fanno uno special televisivo fiacco per certi versi. Noel. C'è George Clooney, Miley Cyrus, Chris Rock, è uno special che non funziona fino in fondo. Ha delle cose molto buone, ma per tante non funziona. E io temevo sarebbe successo qualcosa di analogo. In verità, James Gunn, con la mano sinistra, anche lui stesso ha detto che ha scritto lo script in un paio d'ore, una mezza giornata, così se un paio d'ore, ha scritto al volo, fa il suo alla grande e fa quello che per me è, fino ad oggi, il miglior prodotto MCU sulla piattaforma Disney+. Il migliore per regia, messa in scena e scrittura. Perché con una durata di scarsi 40 minuti, quindi un episodio medio di una serie TV, lui ti racconta, deviandolo e inquinandolo con la sua poetica da Guardiani della Galassia, un canovaccio classico del Natale, un personaggio che è triste per X ragioni e che ha poca fiducia nel Natale, ha poca fede nel Natale, e i suoi amici cercano di sollevargli il morale ricreando la magia del Natale. È una trama, è uno degli archetipi, però lui lo va a inquinare con il suo umorismo, con i suoi personaggi, e crea una cosa meravigliosa. Perché a partire dalle canzoni, ecco, partiamo da questa cosa. Non è un musical, ovviamente, però come sempre ci sono delle grandi canzoni. James Gunn ha un grande gusto. E già l'idea di includere questi Old 97, questa band, che si esibisce un paio di volte, che sono dei personaggi proprio dentro il mondo di Guardians of the Galaxy e che aprono, come negli speciali di Natale, le canzoni di Natale ci sono sempre e fanno, o quasi sempre, sono abbastanza un must a dir la verità, però fanno questo grande ingresso con questa canzone loro vera che fa spaccare e che è molto comica e fa ridere, che si ricollega al fatto che sono tutti alieni sbarellati, non hanno idea di cosa sia il Natale, devono creare un ponte, sono un po' come Nightmare Before Christmas, come Jack e gli abitanti della città di Halloween, loro non hanno idea di cosa sia, per sentito dire da altri, per dei motivi ben precisi, perché senza spoiler, ma tutto si ricollega a Yandu, che ritorna in una forma molto particolare che ho gradito e che dà un ulteriore layer, che era già stato raccontato comunque, del rapporto tra Yandu e il nostro Star-Lord, il nostro Peter Quill.
Nel fare questa cosa, loro costruiscono questa cosa per sentito dire con questa canzone completamente fuorviante che fa però spaccare. È con Peter che si deprime ancora di più quando la sente perché loro stanno raccontando una cosa che dico: ma che cacchio è? E l'ho trovato molto interessante come io sapete che io faccio generalmente il calendario dell'avvento delle canzoni a Natale tutti gli anni sui social. E loro hanno incluso una delle canzoni per me più belle della storia della musica su Natale, che è quella dei Pogues, Fairy Tale of New York. C'è quel bellissimo ritornello: The boys of NYPD choir were singing Galway Bay and the bells were ringing out for Christmas Day. È una canzone stupenda. In Irlanda, quando vai nei pub a Natale e parte questa canzone, cantano tutti, ubriachi, è bellissimo, è una cosa stupenda. Quando parte in pub, la gente impazzisce, anche perché la band è anglo-irlandese, ma sonorità, anche qua, We're Singing Galway Bay, tanti immigrati che si sono, negli Stati Uniti, in particolare a New York, che sono irlandesi, anche lì, The Boys of NYPD, ragazzi della polizia di New York, del coro della polizia di New York, che singono Galway Bay. È bellissima quella canzone lì, viene usata in una maniera super intelligente, perché Gunn sa sempre integrare in modo intelligente la scelta che fa delle musiche, è straordinario. L'altra cosa molto bella è che Gunn è uno sceneggiatore davvero di talento, dotatissimo. E siccome deve introdurre dei temi per anticipare Guardiani della Galassia 3, per ricollegarsi tra Love, Thor and Thunder e il volume 3, lui li introduce amalgamandoli in questa favola natalizia nello spazio, dando qualcosa che è comunque lore, ma senza farlo sembrare un oggetto estraneo. O senza buttarlo nel mezzo con lo sputo così com'è. Cioè, lui ha pensato un sistema molto intelligente e che alla fine io pianto alla fine. Bellissimo, sono commosso tantissimo. Perché si collega ai principi archetipici del Natale come festa di fratellanza, unione, eccetera, eccetera, del regalo, cosa sono davvero i doni, eccetera, eccetera, che non è. Tanto Kevin Bacon, anche se è molto figo come cosa, per come lui ha sempre raccontato la figura di Kevin Bacon, perché lui stesso ne è fan, lo stesso Gunn, però cacchio, lui veramente ha avuto un'intelligenza perfetta per unire, perché tipo nel racconto di Natale, Guardiani della Galassia è questo elemento di lore, cosa che gli altri fan buttano nel mezzo come viene, per portare avanti un universo con enorme eleganza, rendendolo organico e senza fartelo pesare. È lì, ti fa, cavolo, ti fa anche commuovere, ha un significato natalizio, è straordinario. È proprio bello. Ed è una cosa che mi ha proprio scaldato il cuore. Grazie, James Gunn, mi hai dato una cosa stupenda. Credo lo rivedrò altre 2 o 3 volte prima di Natale, perché è bello anche gli effetti visivi. Gunn li usa con intelligenza, quelli che magari sono un po' troppo costosi li riduce al minimo, si concentra su altro. Poi è proprio una cosa che capisci che l'ha fatto per i fan, per chi guarda. Ha voluto fare una storia, sì, di Natale, sì, ma togliendo un attimo questi protagonisti dal loro contesto e dando una cosa per abbracciare chi ama questi personaggi. Il risultato è straordinario. Se non l'avete ancora visto, vi prego, guardatelo. Se avevate dei dubbi, guardatelo, perché qua ci conferma che, ed ecco che ci lascia il miglior regista dell'MCU. Il miglior regista e sceneggiatore dell'MCU si sta abbandonando perché ora è andato a Warner, non farà più niente per la Marvel ed è finita. Si chiuderà con i Guardiani della Galassia Volume 3, che spero sarà un gran bel film. Quest'epoca straordinaria e illuminata, con anche il miglior speciale televisivo fatto da lui, con tante idee visive, per i flashback, eccetera, eccetera, molto intelligenti e riuscendo a gestire anche molto bene il budget che gli hanno dato, che non deve essere stato un budget stratosferico, ma per uno speciale di Natale, e senza svilire quello che deve raccontare e quello che sono i suoi guardiani. Quindi, The Guardians of the Galaxy Holiday Special su Disney Plus, io vi prego, recuperatelo se non l'avete visto, perché è straordinario.